Benvenute e benvenuti a Visioni, Rai in Amarico, una serie di incontri a cura di Grio in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba. La nostra ospite di oggi è Helen Irga, designer e ex modella. Ciao Helen, buonasera, benvenuta. Ciao Joel, buonasera, grazie per l'invito. Helen, tu sei nel mondo della moda da tantissimi anni, hai iniziato a 17 anni come modella e oggi hai la tua azienda Irga e sei la manager di uno dei più importanti showroom che ci sono in Inghilterra. Come nasce il tuo percorso in questo mondo? Il mio percorso inizia quando avevo 17 anni, che mi hanno fermato, diciamo, come si faceva una volta, scouting, tuttora si fa, e mi hanno chiesto di poter fare la modella. Ho iniziato, tra l'altro, con una sfilata, una delle più importanti, con tra l'altro, costume di Giorgio Armani. Iniziai con questo percorso, che poi da lì mi portò a fare tutte le sfilate, più importanti con la mia agenzia basata a Milano, e da lì ho fatto tutte le passerelle delle varie settimane della moda a Parigi, Milano, New York, e così sono, insomma, cresciuta e mi ha portato appunto nel voler fare qualcosina di mio come Irga. È sempre interessante vedere come le persone svolgano un'altra professione rispetto anche al percorso scolastico, al percorso accademico. Infatti tu hai studiato per 5 anni chimica, poi hai fatto 3 anni di farmacia e oggi ti ritrovi appunto ad avere questa azienda. In qualche modo questi percorsi scientifici ti sono stati utili e se c'è una combinazione, un'intersezione tra quello che hai studiato e quello che fai oggi? Questo, diciamo, più una regola di mia madre, che dovevo comunque studiare un progetto che poteva essere utile comunque per poter tornare un giorno a casa e poter dare qualcosa comunque al nostro paese. E diciamo, in questa direzione, diciamo, sono cose che mancano, quindi abbiamo deciso di fare assieme, diciamo, spinta dalla mamma, il corso di perito chimico che ho fatto appunto per 5 anni a Imola, dove sono cose di laboratorio molto interessanti, l'ho amato tantissimo. Poi faceva molto senso, ovviamente, avendo avuto un sacco di basi di chimica fisica o chimica organica, ho pensato di andare in farmacia, e il percorso in farmacia è durato 3 anni, perché comunque avendo iniziato il percorso invece da modella in contemporanea, non mi dava lo spazio di poter frequentare le lezioni, di conseguenza ho poi scelto l'altro amore, che era un po' più facile forse. Beh, un amore che ti ha portato appunto, come dicevamo, a fondare la tua azienda, Irga, attraverso il quale come designer realizzi delle collezioni di capi in pelle etiope made in Etiopia. Quali sono stati gli step che ti hanno portato appunto a creare Irga e qual è la tua missione? Sì, allora, Irga nasce prima di tutto perché io ho un amore in particolare per la pelle. Infatti, diciamo che la collezione è basata, diciamo, solamente esclusivamente di pelle, che poi sono giacche, vestiti o pantaloni, però è tutto di pelle, perché praticamente ho un amore in particolare che io, infatti, io indosso quasi sempre solo pelle. E l'Etiopia ovviamente offre una qualità di pelle eccellente, e in più Yirga era anche per dare, diciamo, l'onore a mio padre, che è morto quando era giovane, quindi volevo appunto il suo nome che venisse un attimino tramandato tramite questa mia passione per la moda. Diciamo, il progetto più importante ovviamente non era tanto creare una collezione dove io potevo dire diventerò una stilista grande, era più per poter dare qualcosa diciamo, ai ragazzi in Etiopia, dove potessero imparare una manodopera, un qualcosa per poter avere poi un futuro. Infatti, quando ho iniziato nel 2017, sono andata insieme a due persone italiane da Bologna che potevano appunto insegnare nel profondo questi ragazzi. Quando parlo di questi ragazzi, sono ragazzi particolari perché sono ragazzi che escono dall'orfanotrofio, quindi dopo che hanno 18 anni, comunque non hanno dove seguire il loro futuro. Mi dava gioia, insomma, prenderli e insegnargli questa cosa qua in modo che fossero poi essere in grado di supportare se stessi, diciamo, per il loro futuro. Beh, ho avuto sempre idee molto chiare anche rispetto alla volontà di perseguire uno scopo sociale, non soltanto a produrre indumenti, quindi da un punto di vista commerciale. Per quanto riguarda lo stile, che cos'è che ispira le tue collezioni? Ma sai, quando ti dico allora made in Etiopia la pelle, sì, però tutta l'ispirazione o comunque quello che c'è dietro alla collezione, diciamo, è molto ispirato dall'Italia. L'Italia ha un'impronta fondamentale, perché anzi è il tutto, perché ti dico, è ovvio che la pelle è dell'Etiopia, è il made in Etiopia, però tutto quello che io ho assorbito è tutta l'Italia che è dentro in me,
comunque cresce da quando sei bambina, dall'elementare all'università, e tuttora, diciamo, l'Italia per me è la mia seconda casa. È ovvio che io ho una cultura a cui sono molto orgogliosa e li tengo tutti di pari passo, quindi per mantenere la mia cultura voglio fare questa cosa che viene in Etiopia, però la qualità, lo stile è tutto che mi viene tramandato da quello che ho imparato in Italia. Prossimi progetti, hai progetti in cantiere? I prossimi progetti per l'Etiopia c'erano, sono ovviamente bloccati per la situazione in cui stiamo vivendo, che è il corona che ci ha bloccato un pochettino tutti, però ricominceremo con la Spring Summer 22, quindi quest'estate. E quindi ho voglia di ripartire veramente con tanti colori, con tanta gioia, con tutto quello che ci possa far tornare a rivivere, a dimenticare, insomma, questo periodo che abbiamo. Quindi il mio progetto è fondamentalmente ritornare, correre lì, anche perché loro pensano che sono sparite nel nulla adesso, perché se i ragazzi giovani non riescono a capire cosa sta succedendo, si sentono quasi abbandonati, quindi la cosa fondamentale per me è ritornare e fargli capire che il progetto c'è e andremo avanti. A portarlo, insomma, dove dobbiamo. Grazie tante, Ellen, per essere stata qui con noi, e ovviamente aspettiamo adesso di vedere la prossima collezione di Irga. Grazie tante, a presto, buona serata. Grazie mille, buona serata. Ci vediamo la prossima settimana con un ospite di Visioni Rai.